Nel cuore dell'America centrale, e in particolare nel piccolo stato di Panama, situata tra Colombia e Costa Rica, si sviluppa la vicenda narrata nel libro Il Sarto di Panama, opera dello scrittore britannico John Le Carré. Il canale di Panama, protagonista degli avvicendamenti politici del racconto, nasce da un contenzioso economico scaturito tra gli Stati Uniti e la Colombia, nazione che possedeva i territori panamensi prima del 1903. Il presidente americano Roosevelt volle aprire un canale che collegasse l'Atlantico al Pacifico. Per questo motivo, il paese è stato a lungo l'obiettivo di molte potenze straniere che volevano assicurarsi il controllo sul canale, snodo commerciale di rilievo nell'Oceano Pacifico. La vicenda narrata da Le Carré è fedele agli ultimi avvenimenti storici che hanno visto il canale passare dal controllo degli Stati Uniti a quello dei panamensi. Quest'ultimo passo importante nella storia del paese è sancito dai trattati Torrijos-Carter del 1997. John Le Carré è lo pseudonimo di David John Moore Cornwell. Nasce a Poole, in Inghilterra, il 19 ottobre 1931. Ha lavorato per l'ambasciata inglese e per MI6, per il Secret Intelligence Service, l'agenzia di spionaggio per l'estero, situata in Gran Bretagna. Il suo primo romanzo, Chiamata per il morto, è stato scritto nel 1961, quando ancora era un membro del servizio segreto. La carriera di Le Carré, alle dipendenze del Secret Intelligence Service, fu interrotta da Kim Philby, un agente doppio giochista che fece saltare la copertura a molti agenti britannici. Qualche anno più tardi, Le Carré descrive e analizza con attenzione la vicenda di Philby nel libro La Talpa, romanzo centrale delle opere di Le Carré. I personaggi di Le Carré rappresentano una visione un po' più reale e meno artificiosa dell'agente segreto più famoso James Bond. Qualunque mestiere, nella fantasia di un autore di spy stories, può avere un ruolo determinante nella vita di uno Stato. È il caso di un sarto inglese di nome Harry Pendel, la cui impeccabile esistenza un bel giorno si rivela non essere proprio così candida, ma piuttosto surreale. Harry Pendel amava la moglie e i figli con una dedizione che possono comprendere soltanto coloro che non hanno mai avuto una famiglia, che non hanno mai saputo che cosa significhi rispettare un padre onesto, voler bene a una madre felice o accettarli come naturale ricompensa per il solo fatto di essere nati. Così l'autore onnisciente ci presenta questo personaggio dai mille segreti. Pendel è il sarto più influente di Panama, che vanta fra i suoi clienti personaggi importanti della vita pubblica della città, come ambasciatori, senatori, generali statunitensi e perfino lo stesso presidente di Panama. Nel frattempo, a Londra, un disoccupato Andy Osnard diventerà la nuova spia del governo inglese, inviata dall'Inghilterra a Panama per monitorare la situazione che riguarda il canale. Osnard, per poter ottenere informazioni più concrete da trasferire all'ambasciata, trova che Harry Pendel sia l'uomo giusto per lui. Pendel comincia a fare la cosa che sa far meglio, oltre a confezionare splendidi completi, mentire per coprire le sue menzogne. Utilizzando frammenti del mondo reale, ne costruisce uno immaginario su misura per il suo cliente, niente meno che la cara e vecchia Inghilterra, delegata nelle mani dell'agente Osnard. Dopo settimane nelle quali studia la sua vita, le sue abitudini, l'agente segreto trova qualcosa che possa far cedere il sarto alla sua proposta collaborativa: la promessa di saldare un debito dovuto a dei finanziamenti sbagliati in cambio delle sue preziose informazioni. Inoltre, Osnard riferisce a Pendel che l'ambasciata ha intenzione di finanziare qualsiasi tipo di azione politica i ribelli dell'opposizione silenziosa volessero intraprendere. L'importanza di Pendel è dovuta al fatto che l'uomo è in contatto con i pilastri della famosa opposizione silenziosa: Marta, che è anche la sua segretaria, e Mickey Abraxas, il suo migliore amico. Questo movimento si ribellò in passato ai soprusi
sotto la dittatura del presidente Noriega. Pendel accresce in maniera sproporzionata le sue bugie, inventandosi di un possibile tentativo di ribellione da parte dell'opposizione per prendere i soldi promessi da Osnart ed aiutare l'amico Miti. La vicenda si conclude con la fuga di Osnart in Svizzera, con i soldi destinati a finanziare l'opposizione silenziosa, mentre Pendel, vinto dagli scrupoli di coscienza per la morte dell'amico Miki, di cui si sente responsabile, confessa alla moglie la sua seconda vita, della quale lei non era mai stata messa a conoscenza. Il film è stato realizzato nel 2001 per la regia di John Boorman e vede fra i protagonisti Pierce Brosnan, che riveste il ruolo dell'agente Osnart, conosciuto per aver interpretato James Bond. L'attore premio Oscar Geoffrey Rush è Harry Pendel. Per la prima volta sul grande schermo, Daniel Radcliffe, diventato famoso con la saga di Harry Potter. Se mettiamo a confronto film e libro, possiamo notare alcune differenze, sebbene il film rappresenti molto bene quanto descritto da Le Carré. Francesca, il funzionario dell'ambasciata inglese, e Harry Osnart si conoscevano già da quando lui prestava servizio in Inghilterra, mentre nel film il loro rapporto inizia dal momento in cui si incontrano nell'ambasciata. La moglie di Pendel appare come una donna più determinata e più diretta nel risolvere le questioni che la riguardano. Ciò è rappresentato da come la donna si rivolge direttamente al marito, ponendogli domande circa i suoi rapporti con Osnar e l'opposizione silenziosa e sulla sua relazione con Marta. Al contrario, nel libro, Luisa è una donna pusillanime, che ha paura di reagire, poiché teme di perdere tutto quello che ha e che ruota intorno alla sua famiglia, e in particolare al marito Harry. La famiglia è il suo rifugio dopo un'adolescenza in cui è vissuta nell'ombra della sorella minore. Nel film, Pendel dichiara spontaneamente anche all'ambasciata di essersi inventato tutto, mentre nel libro questa verità viene rivelata soltanto alla moglie. Infine, nell'ultima parte del film, l'allarme di un possibile attacco da parte dell'opposizione silenziosa rientra grazie all'intervento di Luisa, che avvisa il portavoce del presidente Delgado, informandolo che il canale non è in pericolo e quindi gli Stati Uniti non devono intervenire. La vicenda del libro invece si conclude con i bombardamenti ancora in corso.